E salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Apo dei Bomb e oggi torniamo su Battlefield 1. Come possiamo vedere, stiamo giocando la classe Assalto per provare il Ribery Rolls 1918. Vediamo se sarà un degno sostituto del mio amato M1918. Questo? Ehi, oi, hola. Campera. Medico. Sue. Iari. Non riesco a fare tante killstreak come facevo con la 1918. Sarà per... Non so. Dire la verità, quest'arma non mi convince al 100%. Mi ha conquistato tantissimo. Per le... No, purtroppo non sono ancora molto pratico di queste mappe. No, no, no. Se l'hai fatto uccidere mi tocca a me. Carica per... vabbè, ma scusa. Cazzo, tutti quanti. Cos'era sta roba? Vedete, tanta gente che sta chiedendo adesso vale la pena sbloccare. Ma che cazzo ti abbiamo fatto la merda? Quest'arma. Ma la mia risposta è ma. Non ci siamo come cadenza di tiro. Vaffanculo. Stavamo dicendo prima che ci interrompessero che come cadenza di tiro è leggermente migliore dell'M1918, ma perde tantissima velocità di fuoco, cosa che nel close combat, che piace giocare a me, è indispensabile. Quindi non lo so, non lo so ragazzi, se vale la pena. Dipende dalla vostra tipologia di gioco, se vi piace giocare da vicino forse è meglio se rimanete con il vostro amato M1918. Se invece vi piace giocare anche dalla media distanza, potete anche passare a quest'arma. Comunque in ogni caso potete provare a sbloccarla. Non capisco dove stava il problema nel salire la collina. Non capivo che difficoltà a salire la collina. Non ci lanciano di tutto. Noi proviamo a difenderci con di tutto. Quei cadaveri, i nostri alleati e cecchino. Manta, vive la France e la France della baguette. Siamo culati, siamo culati. Eh sì, qui in questo paesaggio lunare continuiamo a pushare su B. Ho le granate che... Mamma mia, il tiro... Ma vaffanculo, va, sto coglione. Gas, bombe, che è veramente uno scenario apocalittico. Là c'è uno nascosto. Forse era proprio nel buco, magari. Ti pareva. Il medico. Lancia tutti. Grazie, cazzo. Va a vendere il culo, va. Tutto il cazzo sti camper con la Bernie Mercy per fare la sfida. Mannaggia, un po' di fumo, vediamo se c'è messo qualcuno. C'è qualcuno che prova addirittura a passarci sopra, noi che siamo al limite della mappa. E continuano con le loro... Mamma mia. Grandissimo quel pompa a coprirmi dall'alto. Oh bravo, mi ha dato fuoco, quasi fuoco. Oh, bravi, l'abbiamo ucciso. Adesso siamo bravissimi.
C'è il modo di ucciderlo? Oh sì. Occhiata qua. C'è, ci sparano da dietro. Fare uno slalom per cercare di schivare. No, caro mio. C'è mia. Come on, see you guys. Vaffanculo. Oh sì, yeah baby. Oh yeah. No, mi ha infittato lui. Che bastardo con la... Come vedete, il combattimento si concentra tutto su questo punto focale. Oh, aspetta che c'è un nuovo kit. Quel nemico l'avrà sicuramente preso. Sì, ovviamente l'ha preso il nemico. Visto, no, non puoi vincere dal vicino con questo. Oh là, incredibile. La partita è sempre stata un close call, sempre sempre stati tutti molto molto vicini con i punteggi. Vediamo di riuscire a vincerla. Attenzione, perché i nemici hanno lanciato gli sparri per vederci, individuarci. Metto cash. Non è assolutamente A. Vai, 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 vai con A. Mettiamoci qua. Un po' di vita. Ci faremo male. Maschera via. Oro. Oh, questo dov'è? È saltato fuori questo qui. Ma dai, guardate come ci ha dato la sticky bomb prima di morire. Veramente. Partita cardiopalma. Guardate, cavolo, stiamo riprendendo B. Dobbiamo assolutamente riprenderla. L'ho visto, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Vittoria ragazzi, vittoria, abbiamo vinto. Questa era la Ribéry 1918, la nuova arma in dotazione dell'esercito francese per la classe assalto, che si sblocca costando 50 kill con l'M1918 base più 20 colpi alla testa con l'MP18 con mirinottico. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo, iscrivetevi al mio canale. Alla prossima!